Questi sono crimini e chiamiamoli con il loro nome, perché il danneggiamento del patrimonio artistico è un reato e come tale va perseguito senza se e senza ma. Non può esserci giustificazione, non ci possono essere idee di voler attirare l'attenzione su temi che nulla c'entrano con il patrimonio artistico. Se questi signori intendono farsi pubblicità, trovino altri sistemi, perché in questa maniera scorretta e vigliacca di colpire ciò che è inevitabilmente inerme e assolutamente fragile, è qualcosa di intollerabile. Io non ho nessun tipo di possibilità di giustificazione o di comprensione in modo categorico. Per quanto mi riguarda, andrebbero messi in carcere. Oltretutto, non posso accettare che sul tema del clima ci sia questa sorta di terrorismo e soprattutto che qualsiasi opinione divergente venga bollata come negazionismo. Ma stiamo scherzando? Il negazionismo riguardava l'Olocausto. Come si permettono questi soggetti di bollare con marchi di infamia chi pensa diversamente da loro? È un tema certamente importante, ma è un tema che ha una serie di legittime opinioni, tutte legittimamente trasmissibili, e in nessun caso, per nessun motivo, ci deve essere una prevaricazione violenta di questo tipo. Anche perché nessuno credo abbia le tavole della legge o del Vangelo su un tema del genere. E in ogni caso, blocchi stradali, danneggiamenti alle opere d'arte, qualsiasi tipo di intralcio è assolutamente inaccettabile in uno Stato civile.